Buongiorno, sono Luc Jaillet, sono il presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo, l'assemblea consultiva delle istituzioni europee che rappresenta con 350 membri tutte le componenti economiche, sociali, imprenditoriali e della società civile europea nel processo legislativo delle politiche europee. Sono qui oggi al Museo Reale di Torino su invito di NEMO, che è la rete delle associazioni museali d'Europa che rappresenta oltre 30.000 musei, per capire e conoscere come i musei possono contribuire a quella che io invoco come la necessaria renaissance dell'Europa. Cosa mi aspetto è di capire come i musei si stanno trasformando. L'esempio di questo museo e dei musei italiani è un esempio di grande trasformazione negli ultimi anni per aprirsi alla società e contribuire in modo attivo ad una nuova stagione di interazione e di recupero costruttivo di quelle che sono le nostre radici, i nostri valori per informare il futuro, e sono convinto che ne uscirò educato da questa giornata. Poteva essere carino se vi faceva piacere fare un pezzettino di pulitura nella nostra tavoletta. Devo prendere lo spazio di ferro. No, è molto più semplice. Questo è uno dei nostri pezzi più antichi, preziosi, proviene dai depositi e non è ancora esposto. Vuole provare il pezzo? Fatto, eseguito a solvente e con una leggerissima abrasione. Una pazienza infinita. Mi sembra anche di avere capito in questa esperienza che i musei possono rappresentare, se gestiti con una prospettiva non solo didascalica e di semplice accumulo ordinato e curato di opere, ma una prospettiva di un progetto, di un'interattività, di ricerca anche di nuove prospettive, possono diventare dei poli di animazione della città, dei poli che aiutano le città a riscoprire il loro senso e anche a respirare in modo diverso. E in effetti quello che mi porto a casa dopo questa giornata è una pausa in cui l'anima ha respirato. Grazie mille a tutti. Bravi! Con questa iniziativa NEMO, la rete europea dei musei e delle organizzazioni museali, vuole stabilire un contatto diretto tra politici e decisori a livello europeo e musei. E da un lato vuole dare l'opportunità ai musei di farsi conoscere, di fare vedere come lavorano dietro le quinte, le persone che ci sono, la passione. E dall'altra vuole offrire ai decisori, a coloro che poi andranno a lavorare sui dossier culturali, a sviluppare le politiche europee e a stabilire le linee guida dei programmi europei, vuole dare loro l'opportunità di capire appunto come queste organizzazioni complesse, fragili e molto importanti per la nostra società, che sono i musei, funzionano. Una giornata molto speciale per i musei reali, che hanno avuto un ospite importante e un decisore europeo, e hanno avuto l'opportunità di mostrargli, anche solo per un attimo, l'importanza dei musei come fattori indispensabili per lo sviluppo sano, creativo di una comunità cittadina. I percorsi che abbiamo fatto oggi con lui credo che possano avere contribuito a, diciamo, costruire nella sua percezione un'idea di quella che è una realtà museale, che non è solo lo spettacolo delle sale, come dico spesso, ma è soprattutto la vita dei rapporti e delle relazioni che si costruiscono a partire dal patrimonio.